Una scenografia onirica disegnata da Maria Spazi, fatta di nuvole e sfere in movimento. Sfere che, grazie anche ai giochi di luce di Roberta Faiolo, si trasmutano in desideri, pianeti siderali, sogni, percezioni del presente. Il sipario si apre su una scena intensamente blu e Teresa Mannino seduta sopra un globo. Inizia così Il giaguaro mi guarda storto, uno spettacolo che colleziona ovunque strepitosi sold out, così come accaduto anche nelle due serate del 14 e del 15 marzo al Teatro Mandanici. Oltre 2000 spettatori complessivi provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche dalla Calabria. La Mannino inizia a dialogare con il pubblico ed è subito uno scerinare di risate, tra ricordi d'infanzia, desideri, all'ammirazione per le formiche tagliaerba, alle perplessità di fronte agli animali umani, allo stupore, a quel cosa siamo diventati dopo che il mondo intero si è fermato. Ricominciamo da dove mi hanno interrotta. 23 febbraio 2020, esclama la Mannino, e da qui parte un rigoglioso monologo colto, pungente, lungimirante, riflessivo, in una comicità innata che nasce da un retroterra robusto e versatile, con la sua voce e una gestualità tipicamente siciliana e le espressioni che fulminano lo spettatore. Uno spettacolo dinamico, con tempi e ritmi che corrono e gironzolano sul palco, come la Mannino che salta, si arrampica, corre, passeggia, si siede, resta in piedi. Una comicità che vola sul filo dell'autironia, del gioco, dei paradossi, dell'osservazione della quotidianità, perché Teresa Mannino è così, esilarante, incontenibile, pungente, arguta, intelligente, come pochi. Circa 2 ore intense di spettacolo puro, comicità schietta, ma ricco di una profonda morale. Trovare il coraggio di saltare, di ricominciare a vivere, di desiderare. E alla fine una lunga, interminabile ovazione di applausi.